Tempo di almanacco, tempo di oroscopo, eccoci arrivati, ciao da Mauro. 18 luglio, San Teodoro, compleanni un cantante, un rapper, Frankie INRG, è nato, il rapper italiano, il 18 luglio del 1969. È stata sindaco di Roma, avvocato, politica. Virginia Raggi, nata il 18 luglio del 1978. I 12 segni sono pronti per questo 18 di luglio. La frase anche: la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Ariete, oggi per voi le stelle propiziano belle cose e fortuna. Sul lavoro avrete l'appoggio e la simpatia dei colleghi, sicché le ore passeranno leggere, pur portandovi notevoli frutti. Nel settore affettivo-sentimentale sarete compresi e corrisposti. Toro, chi di voi ha un problema in sospeso, non perda altro tempo e lo affronti. Gli astri vi danno intuizione e lucidità di mente, non potrete sbagliare. Certo, ogni decisione porta con sé degli strascichi che bisogna preventivare e sopportare. Attenzione se dovete trattare con persone acquario o gemelli, molta prudenza. Gemelli, tutto ciò che inizierete oggi partirà col piede giusto e procederà speditamente verso il traguardo desiderato. Approfittate dell'odierno favore degli astri per tirare fuori le idee che avete in testa. Non esitate a cercare appoggio presso le persone che hanno possibilità di aprirvi le giuste strade. Salute e forma sono ok. Cancro, che lo vogliate o no, dovrete far buon viso a cattiva sorte. Non che le stelle vi riservino chissà quale dramma, tuttavia dovrete aspettarvi ostacoli o contrattempi in grado di farvi mutare strada. Tutto perduto, neppure per sogno, solo che dovrete rivedere i vostri piani. Leone, grosse soddisfazioni nel settore lavoro e anche in quello economico-finanziario per coloro che si occupano di commercio o di compravendite di immobili. Situazione meno pimpante in campo sentimentale, con alti e bassi piuttosto marcati e anche qualche sorpresa. Siate cauti, usate molta, molta prudenza. Vergine, giornata positiva, forse un po' lenta, ma sicuramente producente. In ogni caso, sarà in feeling con i vostri ritmi. Passo dopo passo, pazientemente, vi avvicinerete al traguardo che voi stessi più degli altri vi siete prefissati. Sul piano sentimentale, un sorriso potrà sciogliere il cuore della persona amata. Bilancia. Controllate i nervi, controllate le vostre reazioni. Soprattutto non cadete nel trabocchetto di chi gioca a farvi perdere la pazienza per approfittare dei vostri passi falsi. Stavolta avete ragione a sospettare. C'è qualcuno a cui fa gola ciò che interessa anche a voi. Guardatevi bene intorno e lo smaschererete. Scorpione. Se saprete far funzionare le vostre antenne, oggi spunterete risultati eccezionali. Le stelle vi sono favorevoli e vi aiuteranno in tutto, ma in modo straordinario vi forniranno di una mente quanto mai lucida ed efficiente. Nessuno potrà starvi alla pari, fulminerete tutti, ancora prima che possano esprimersi. Sagittario. Giornata non facile, con disseminata qua e là più di un'insidia. Attenzione negli spostamenti, attenzione nel traffico e nella guida, vostra ma anche altrui. Prudenza anche nel maneggiare attrezzi, compresi elettrodomestici, di una certa pericolosità. Questa giornata è una di quelle in cui sarebbe bene muoversi sempre provvisti di un ferro di cavallo. Capricorno, non fatevi né influenzare né tantomeno impaurire da certe apparenze. Nessun dramma di fronte a qualcosa che non va. Servirà invece mantenere la strada giusta, senza neppure faticare troppo. Altro discorso, invece, se vi lascerete prendere dall'ansia. Salute buona, nuovi incontri in vista. Acquario, il vostro spirito d'avventura, la vostra sete di universo, in altre parole, la vostra voglia di muovervi e di fare esperienze nuove, oggi appare supportata positivamente dagli astri. Potrete dunque programmare e realizzare viaggi, grandi e piccoli, organizzare e vivere piacevoli incontri. Pesci, qualche nuvola nel vostro cielo, ma non mettetevi subito di cattivo umore. Infatti, il sole non mancherà certo di scaldarvi il cuore con i suoi benefici influssi. In pratica, dopo qualche contrasto, ecco che troverete il sospirato feeling col partner. Anche per i single, buone novità. In vista ci sono incontri molto simpatici.